Fossi un bambino, mi travestirei. Un costume di un animale. Così potrei confondermi con il paesaggio. Nessuno mi riconoscerebbe. Se fossi un bambino, potrei far finta di essere invisibile. Ti credono tutti quando sei un bambino. E non lo so se è vero che sparisci sul serio o se semplicemente gli adulti fan finta per farti contento. Però funziona. Bian mi diceva sempre che avevo dei poteri, dei doni. Sono invisibile. Grazie a tutti per essere venuti qui. Oggi ricordiamo una persona importante, qualcuno che è stato vicino a tutti noi. Ma prima di cominciare vorrei dire che oggi non è un giorno triste. Per Bian non avrebbe potuto essere un giorno triste. Tutta la sua famiglia, i suoi amici sono qui. Oggi non è un giorno triste, è una festa. Potremmo quasi cominciare con una canzone e poi cantiamo tutti insieme. A volte ci si dimentica di quanto sia bello cantare. Cantare. Bentornato. Come stai, Chiara? Bene, e poi adesso che ti vedo? Anche meglio. Proprio così. Quanto ti fermi? Chiara, non cominciare. Che noia. Allora entra. Di già. Sono tutti dentro, entra. Tutti? Ti stanno aspettando. Perché dobbiamo entrare? È stasera, non adesso. Però adesso ci sono i preparativi. C'è chi pulisce, chi sposta i tavoli, chi mette le luci. Comunque ora staranno mangiando. No, Chiara, che poi mi invitano a fermarmi lì con loro. E tu digli che sei stanco e che ti hanno già dato da mangiare in aereo. Ma non mi hanno dato da mangiare in aereo e tu mi hai fatto correre e io non mangio niente da stamattina. Vai almeno a salutare. Non ho intenzione di entrare. Vai. No,
Facciamo così. Se vai dentro a fare i saluti, io ti aspetto qui fuori e andiamo alla fontana a mangiare le cose che ho preparato apposta stamattina. Le cose che hai preparato? Avevi un piano? Allora, entri o no? Tu non vieni? Ufficialmente io ho usato tutte le mie ore di permesso per venirti a prendere e dopo averti lasciato davanti al comune sono tornata in ospedale. Li rivedrò tutti stasera. Sei veramente incredibile. C'è qualcosa che posso decidere io o hai già fatto tutto tu? Non far saltare la mia copertura. Vado. Però se quando esco non ti trovo, torno a Bruxelles. Il cielo che c'è stasera. Non se ne andavano più. Ogni stella. Ogni volta. Sono così diverse da dove le vedo io di solito. Quello che mi fa più male è pensare che la mia storia possa essere una storia triste. Una di quelle storie che quando la senti cominciare sai già che non sarà bella. Io vorrei che la mia storia fosse bella. Non ci sono storie belle. Hanno tutti un gran bagaglio di dolore che magari nascondono, ma ce l'hanno tutti. Questo non significa che una storia non possa essere bella. Ah, è una mezza verità che serve a far star tranquille le persone. Le storie belle sono quelle che la gente si racconta per svegliarsi la mattina. Io non mi racconto storie. Io mi alzo la mattina e le costruisco. Tu fai quello che vuoi, ma tieni giù le mani dalle cose belle degli altri. Tu mi parli di bellezza e di costruire, ma non capisci che hanno tutti una storia così bella che finisce sempre allo stesso modo, da sola, in una buca nel terreno. Io davvero vorrei proprio sapere cosa ti è successo di così brutto. Non so di cosa parli. Perché non la smetti, Jean? Davvero, perché non la smetti? Non sei una vittima, sai? Non hai una vita impossibile, brutta, fatta di violenza e di oscurità. Quindi smettila di vivere come se ce l'avessi. Ci sono persone, ci sono io, Jean, che combattiamo per disegnare la vita che vogliamo. Ma tu no, sempre lì a piangere, a vedere quanto fa schifo, a sentirti il portatore maledetto di una storia terribile. Prova a vivere da maledetto, Jean, prova. Non a fare la posa dell'infelice, a esserlo veramente. Esplora in profondità. Soffri davvero come se la sofferenza fosse tutto quello che hai a disposizione. E poi ne parliamo. Tu non sai com'è. Io so com'è! Io me ne sono andato da qui, da lui! Credi che non mi abbia fatto male? Io sono sempre solo. La sofferenza, Jean, quella vera, ti corrode. Non ti rende libero o poetico. È una malattia. E per scardinarla ti ci va la forza dei titani e dei giganti, perché nessuno ti può aiutare. Quindi prima di metterti in quel baratro, io ti consiglio di pensarci davvero, perché poi nessuno ti tira fuori da lì. Lo devi fare da solo, e devi avere due braccia forti almeno tanto così per uscire dalla tua fossa. Non dirmi che non capisco. Tu hai una famiglia, Jean, tu hai avuto un uomo che ti ha tramandato la parte più profonda di sé, che ti ha spiegato com'è. Io non avevo nessuno. E sapere che puoi fare molto poco rispetto al tanto che vorresti fare è la parte più difficile. Ma io non lo volevo. Beh, ce l'hai, Jean, ce l'hai. E la sofferenza, la perdita, il dolore esistono e continueranno a esistere nonostante noi, nonostante il nostro dono di arginarne un po'. Ma perché io? A volte me lo chiedo anche io, perché tu, visto che sembri sempre così contento di essere perennemente infelice. E allora guariscimi tu, se sei così brava. Visto che sei la più pura delle guarigatrici, guariscimi tu e fammi diventare felice, contento e con una bella storia. Se ne sei capace. La prima regola per poter guarire è voler guarire. E non mi sembra che tu lo voglia. Spegni le luci quando te ne vai. Such a long time, I don't feel the same. My heart is beating in a different way. Been gone such a long time. Will you miss me? See.
to be.